Allora, Ani, guarda, può succedere che non è che si sta solo a guardare l'ospedale, anzi non è solo quello, ni guarda è anche il luogo in cui c'è un'onoranza funebre che si chiama Turati. È importante perché? Perché non è solo morte, ma è soprattutto vita. Vita per gli animali, vita perché si sfrutta il sole, l'eolico, per fare tante cose, come ad esempio questa autoclave fatta con un pannello solare, un barile d'acqua che viene caricato e con cui poi le onoranze funebri Turati vanno a dare l'acqua ad alcune rotonde giardini della zona. Ma la cosa più divertente è questa macchinetta che hanno costruito proprio loro, che è completamente elettrica, tant'è che adesso io vado a fare un giro dentro a Climatfest con questa macchinina. Allora chiudiamo, motore acceso, vediamo se va avanti. Sì, vedo che parte, ok, è partita. E allora dicevo, appunto, una macchina completamente elettrica, completamente elettrica, costruita appunto dai ragazzi della Turati, ed è bellissima perché è stata caricata in questi giorni qua al Climatfest grazie a dei pannelli solari che c'erano qua sul piazzale appunto del Climatfest e che hanno dato l'energia necessaria a caricare questa macchinina. Una macchinina appunto elettrica che potrebbe essere tranquillamente il futuro del nostro vivere quotidiano. Guardate, c'è anche il clacson, sentite che bello. Divertentissimo, no? È un bellissimo giocattolino che però ci fa veramente capire di che cosa e in che maniera può essere disegnato anche il futuro delle nostre città. È una macchina, vi dicevo, completamente elettrica, 100%. Adesso vado piano perché giustamente qua c'è anche gente, non posso andare troppo veloce, però insomma, guardate qua, c'è un pezzettino che non c'è. Guardate qua. Cioè, va anche, si può anche accelerare. Insomma, è comodissima, due posti in questo caso. È stata caricata semplicemente con dei pannelli solari che sono stati messi qui appunto nel piazzale del Climatfest ed è appunto una, ve lo ripeto per l'ennesima volta, macchina completamente elettrica. Adesso facciamo manovra, vediamo, c'è anche la retromarcia, vediamo come funziona la retromarcia. Vedete, va anche la retromarcia, fa anche bip bip quando va la retromarcia. E poi si rimette la drive per andare in avanti e tornare verso. Insomma, questo può essere tranquillamente il futuro della mobilità della nostra città. Una piccola macchinina completamente elettrica, caricata in questi giorni grazie a dei pannelli solari messi qui all'interno del Climatfest. 100% elettrica, zero emissioni. Anzi, vi dico di più, i pannelli solari che hanno caricato questa macchina hanno anche scaldato dell'acqua e hanno anche fatto funzionare una pompa con cui abbiamo irrigato alcuni campi qua al Climatfest. Sicuramente siamo ancora agli inizi di questa tecnologia, siamo ancora agli inizi di questo mondo dell'elettrico che però ci dà, e lo vedete con la praticità che abbiamo in questo momento di guidare questa macchina all'interno di un contesto come il Climatfest, ci dà la possibilità di capire davvero gli sviluppi futuri. Salutiamo quindi gli amici del Climatfest per farvi vedere davvero come questo futuro, che sembra così lontano, il futuro di auto completamente elettriche, ormai lo sapete, è alla porta di tutti. Una macchina così in città può essere davvero la soluzione a tanti tanti problemi. E insomma, ringraziamo le onoranze Turati perché davvero questa esperienza, una macchina elettrica con cui poter girare all'interno delle zone ZTL, ma soprattutto ricordiamo una macchina elettrica caricata con dei pannelli solari proprio qui al Climatfest.